Oddio, mi vedete? Allora, non potevo non farvi vedere questo budino di stamattina. Mi sta mettendo, non lo so, c'ho un'allegria, mi ha messo proprio allegria. Vabbè, saranno tutte le cose che mi sono successe pure stamattina. Ma, cioè, sto qua e rido senza motivo. Allora, aspettiamo che arrivi qualcuno così... Così almeno lo saluto. Ecco, ci stanno le campane che stanno suonando. Lo sapevo, Carmen! Carmen! Oddio mio! Stamattina... Mamma mia, buongiorno ragazzi. Oh, ci sta pure la Min. Melania, Antonio, Tiziana, Claudio, Carmencita, pure Tiziana, pure Michela. Uè, Michi, buongiorno. Stamattina sembra che mi sono ubriacata. Carmen, tu comunque io ho fatto proprio così. 3, 2, 1. Allora... Comunque, per tornare a noi, allora, per tornare a noi, ho fatto un budino. Allora, stamattina c'avevo dei mango che stavano andando a male, ma così mi vedete, però mi sa che ci sta un po' di sole. Comunque stamattina è una giornata troppo bella. Allora, c'avevo dei... Buongiorno Claudio. Allora, innanzitutto raccontatemi cosa state facendo stamattina, o comunque cosa fate. Io per esempio... Me ne voglio andare al mare, oggi me ne voglio andare al mare. Ciao Lamin! E poi tra l'altro ci sta in una pasticceria vegana qua a Fondi, fanno un seminario sull'alimentazione presso la pasticceria, quella che mi vedete sempre che faccio i video, cuor di zenzero. Comunque scrivetemi che cosa state facendo e come oggi volete rendere questa giornata una giornata strepitosa, una giornata in cui vi dovete divertire. Vi dovete divertire come i pazzi, ok? Pure io, Carmencita. Comunque, c'avevo dei mango che stavano andando a male. Mai più, madonna mia, a meno che non sono siciliani, i mango non li compro più perché erano di vomito proprio. Ciao, Tiziana. Scrivimi che cosa state facendo, come volete rendere questa giornata bellissima. Ho fatto, ragazzi, un mega budinone, non so se lo vedete, di kaki e mango. Allora... La ricetta è una ricetta semplicissima, veramente. Io siccome adoro la crema pasticcera, no? Non so se pure a voi vi piace tanto, a me mi fa impazzire la crema pasticcera. Ho frullato praticamente questo mango che stava andando a male con due o tre kaki, e il tocco segreto, proprio la chicca segreta, è mettere un po' di buccia di limone. E se volete proprio renderlo una cosa squisita, ci mettete dentro uno o due datteri mejul. Claudio, danze e capriole. Wow! Sì, infatti ballare è una delle cose migliori che possiamo fare per stare bene, per vivere felici. Ballate, ballate, ballate e cantate tanto, tanto, tanto. Dice, oddio, quest'oggi sei impazzita. Pure Candy si è collegata, buongiorno. Quindi fatevi sto coso, è buonissimo. Ma vi faccio vedere la consistenza perché dovete vedere proprio la consistenza. Adesso sperando che non me lo butto tutto addosso. Allora, guardate qua. Allora, aspetta, facciamo così. Vi giro lo schermo. Aspettate. Oddio mio, ma guardate quanto è bello poi da vedere. Allora, adesso ve lo rigiro di nuovo, così guardate me mentre lo mangio, eh. Allora, uno, due. Poi questa buccia di limone grattugiata è una cosa fenomenale. Mamma mia, proprio un budino. Cioè, non so se lo vedete, è proprio un budino. Guardate, proprio la consistenza è budinosa. Ragazzi, è un budino. Volete mangiare un dolce? Fatevi il budino di kaki. Fatevi la crema pasticcera di kaki, perché non ve ne pentirete, è veramente buono, io non smetto più. Una cosa che vi volevo dire, che ho fatto stamattina,
Ho fatto, è iniziato un nuovo ciclo di meditazioni con Deepak Chopra, non so se lo conoscete. Deepak è l'esperto, uno dei massimi esperti mondiali di meditazione, e praticamente ogni tot di tempo fanno questi cicli di meditazioni, no? E il ciclo che ha proposto in questi giorni, che dura mi sembra 3 settimane, è un ciclo su tutto sull'abbondanza. Allora, siccome noi abbiamo un po' sta mente un po' limitatella, no? Nel senso un po' che pensiamo sempre le cose negative, che comunque pensiamo che c'è scarsità di tutto, magari che ne so, non cambiamo lavoro perché pensiamo che non ci siano altri lavori, oppure pensiamo sempre che ci stanno i soldi, tutte queste cose qua, no? E quelle sono soltanto dei programmi mentali che noi dobbiamo cambiare, come quando fai l'upload al computer, no? Come quando scarichi un nuovo programma, un aggiornamento, noi dobbiamo aggiornare la nostra mente. Quindi tramite la meditazione questo è possibile, e quindi ho iniziato a fare questo ciclo di meditazioni bellissime. E questa la frase di oggi era: io vedo l'abbondanza ovunque. E oggi mi sforzerò di vedere la, cioè mi sforzerò, e già esiste, non è solo che il mio programma non me la fa vedere. Quindi l'abbondanza in realtà è nelle cellule del nostro corpo. Noi abbiamo una miliardità di cellule nel nostro corpo che nemmeno vediamo, però ci stanno, gli alberi, i fili d'erba, le stelle che se le conti sono infinite, i granelli di sabbia. È tutto così abbondante e noi non ce ne rendiamo conto. Questo, diciamo, ti cambia la vita se lo prendi come un esercizio poi per allenarti a vedere l'abbondanza tutto intorno a te, perché se pensiamo sempre che ci sta poca roba, pochi soldi, poi, cioè automaticamente mandiamo questi segnali all'universo, no? Aspettate un secondo che qua mi dice che l'esecuzione del dispositivo è lenta, lo so che devo togliere la memoria, dai. E qui, mo ci sta sto coso davanti che non mi permette di guardare. Scusatemi, però il telefono ogni tanto mi fa degli scherzetti. E quindi praticamente alleniamo il nostro cervello a vedere l'abbondanza ovunque intorno a noi, quindi ovunque nel mare che ci abbiamo, questo mare a disposizione, nel sole che ci scalda con l'abbondanza di calore, l'abbondanza dei nostri familiari, no? Di parenti e di amici che ci danno tanto amore incondizionatamente. Il nostro corpo che comunque ci mantiene in salute, l'abbondanza è ovunque. Quindi, questo è l'esercizio che farò oggi. E niente, vi do un bacione, una buona domenica e niente, statemi bene. Muah.